Ragazzi, bentornati sul canale. Nuovo video svuota la spesa al Todis e al Deco. Allora, al Todis abbiamo preso la mozzarella, questa che ne escono all'interno 5, noi la utilizziamo per varie cose, sia per i primi che per le pizze. Poi una vaschetta di basilico, una melanzana, poi un po' di frutta varia tra mele, pesche e quant'altro, altre coccoche, vabbè, è uscita dalla busta la mela, vabbè, poi le vongole, due confezioni di vongole che sono quelle che prendiamo sempre congelate, poi le banane e poi dell'uva. Poi siamo passiamo dall'altro lato e abbiamo preso il sugo pronto agli scampi che lo chef farà oggi. E poi la pasta tagliatelle al nido, tagliatelle nido della Russo, poi le nocciole sgusciate, poi una passata della Petti. Poi aceto di vino Deco, due confezioni di latte scremato Deco, una e due, un chinotto San Pellegrino, il tonno palmera, una confezione di broccoli della Orogel congelati, un'altra passata della Petti e poi dei tarallini ai semi di finocchietto. Vabbè, qua c'è il volantino, poi abbiamo preso gassosa, questa qua ice, poi abbiamo preso una busta di Parmalat puro blu, una provola, poi delle pesche sciroppate, un pezzo di pane casariccio, poi per quanto riguarda da quest'altra parte abbiamo preso una busta di patate della Pai, un'altra confezione di Petti, pomodoro, passata, una birra nastro azzurro grande, poi dentifricio AZ, poi abbiamo preso per la K il kit, il filtro da mettere per la K sotto la, per la cucina, un pacco di tovaglioli Wow,
e poi sono passata da Idea Bellezza per prendere la crema solare da portare in vacanza, e ho preso questa, che poi tra l'altro, vabbè, è stata l'unica che abbiamo trovato, della Geomar Bio da 50, perché avevo quella dell'anno scorso ma è praticamente quasi finita, poi vabbè, dopo un anno queste scadono e quindi bisogna ricomprarla. Quindi questo è quanto per quanto riguarda questa spezzone, al prossimo step. Ciao ragazze! Altro spezzone, svuota la spesa al Deco, MD e Conad. Allora, abbiamo preso una confezione da 2 di Pepsi da 1,5 litri, poi abbiamo preso un'insalata lattuga iceberg. Poi qua, come vedete, una mezzaluna di anguria. Poi una cedrata. Un po' di pasta mista. Della di secco, le farfalle, poi gli spaghettoni quadrati, poi i ziti. Le orecchiette. Poi abbiamo preso i funghi, una confezione di funghi champignon già tagliati, poi una gassosa, poi un salmone norvegese affumicato del Deco, dello Speck La Fattoria, colluttorio antiplacca, un pezzo di pane, un'altra confezione di Speck, poi una bottiglia di vino bianco, una birra, del formaggio asiago, e una besciamella. Poi abbiamo preso una confezione di coche, queste qua da 4 bottiglie, poi un'altra confezione di Speck, una bottiglia di vino rosso, poi delle pannocchie, un pacchetto di Juster e
una confezione di salamella, sempre della fattoria, e infine uno yogurt al caffè. Questo è quanto, ragazze, al prossimo step. Ciao ragazze, tornate sul canale. Nuovo spezzone, svuota la spesa al Todis. Allora, abbiamo ripreso questi pasticcini al cocco che sono veramente buonissimi, veramente buoni buoni buoni, e costano un euro, vero? In offerta adesso mi costa 1,30 euro. 1,30 euro, ma in offerta 1 euro. Poi queste pizzette Minion, vediamo come saranno. I paninetti ripieni. Ah, paninetti. C'è scritto pizzette. Poi questi panini morbidosi, tipo panini all'olio. Per Manuelino mio. Poi lo sgambato stagionato. Questo fa la cena stasera. Prosciutto cotto. Poi patate congelate. Un po' di pere. Grana. Poi delle mele, Melinda, dei limoni, che io in questo periodo non faccio altro che bere acqua e limone, che è l'unica cosa che mi disseta, banane con questo caldo, pesche e percoche, poi gelato alla mandorla, affogato alla mandorla, dovrebbe essere caffè e alla mandorla. Sì. Caffè affogato alla mandorla. Buono. Io poi adoro la mandorla, quindi anche nel gelato. Ghiaccioli, 10 ghiaccioli assortiti. Questo è quanto per il momento, al prossimo step, ragazze. Ciao ciao!